Noi siamo partiti bene i primi minuti dove si è chiesto di fare determinate giocate e siamo riusciti anche a farle. Abbiamo messo in difficoltà in qualche modo la Velo, poi ci ha preso le misure ed è stata una partita per me equilibrata dove alla fine se non ci fosse stato, ecco, quel disimpegno sbagliato, ritengo che una partita va a finire 0-0. Però ecco, queste sono gare che poi ci insegnano e ci devono far capire che così sarà anche in campionato. Le gare vengono vinte chi sbaglia meno, perché alla fin fine è stata una partita tra due squadre che hanno cercato di vincere tutte e due. Noi, loro hanno avuto un'occasione nel primo tempo, nel secondo tempo alla fine hanno sfruttato quell'errore e hanno poi difeso quel gol. Chiaramente poi diventa difficile quando poi trovi tutti dietro della palla. E gli spazi erano pochi, la stanchezza si incominciava a intravedere, tanto caldo, alcuni non erano anche in condizioni, infatti noi siamo partiti con più under perché molti over che erano in panchina da una settimana si sono allenati poco, niente, e quindi abbiamo fatto delle scelte, però ritengo che alla fine, anche se abbiamo perso, prendiamo sempre il lato positivo che dobbiamo capire. Che dobbiamo avere ancora più personalità. Forse ci è mancato un po' di personalità in qualcuno nel credere nel quello che si fa, perché noi di una settimana si lavora bene e quando si lavora ci vuole i frutti, bisogna vederli la domenica. Oggi in percentuale abbiamo fatto poco rispetto a quello che si è fatto in settimana. Sarà il caldo, sarà anche la situazione tattica che abbiamo trovato di fronte, sarà una squadra che non ci ha impedito di giocare. Però allo stesso tempo, ecco, quando non puoi vincere devi cercare di non perderla. La mentalità vince deve essere fino all'ultimo secondo, però poi se non riesci a vincere devi cercare di non perderla. Rode un po' un attimo perché è una partita che poi ti finì 0-0 e andavamo, tra virgolette, ai rigori. Però questo sarà di esperienza per domenica prossima. Io credo soltanto che devo recuperare tutti quanti, appena rientreranno tutti, Urquiza, Mengoli, D'Ambros nelle migliori condizioni, De Giorgi ha fatto solo 10 giorni di preparazione, quindi non era in condizioni. Quando tutti quanti saranno al 100%, con Agnello che stiamo anche recuperando, con le punte che devono ancora dare molto, ma molto di più, io penso che noi faremo un buon campionato. E quando ci arrivi in porta, ci arrivi fiacco, sbilenco, non con quella aggressività, quella grinta, quella cattiveria sotto porta, si vede che le vuoi fare, ma alla fine quando ti finiscono le energie, è più semplice per una squadra passare in vantaggio e ripartire, perché se fossimo passati noi in vantaggio può darsi che, anzi sicuramente era un'altra partita, perché loro dovevano recuperare, ci devono lasciare qualche spazio. E noi dovevamo difendere 1-0 e ripartire velocemente, che potevamo ripartire. Il problema è che quando tu passi in svantaggio è chiaro che cerchi di mettere tutte le energie che hai a disposizione, tutte le forze fresche che hai a disposizione, però sapendo pure che di cartucce oggi c'erano poche, in quanto molti stavano in condizioni non ottimali. Nessuno scende per perdere. Io volevo superare il turno. Altri dicono vabbè, ma lo stesso la Coppa Italia. No, non è così, la Coppa Italia voleva superare il turno perché è un obiettivo della società, è un obiettivo mio, però niente, si è perso. Mettiamo da parte questa partita e analizzeremo questa partita con martedì con i ragazzi, perché io da loro pretendo molto molto di più. Apro una parentesi, il girone l'abbiamo visto, sono 18 squadre. Io faccio fatica a trovare una squadra, una sola, non due o tre, una sola squadra che punti a salvarsi. Quindi già fare 42 punti quest'anno sarà dura. Io non guardo in casa degli altri, guardo in casa mia. Io devo fare tutti i miei 42 punti innanzitutto. Poi li posso fare dopo 25 partite, 26 partite, come lo scorso anno, che già di andate ero quasi salvo. Oppure la farò all'ultimo, ma l'obiettivo principale quest'anno, ma è per tutti, perché poi andiamo a vedere delle 18 squadre chi ne dovrebbe retrocedere 4. È difficile perché anche la Puteolana stessa domenica è una bella squadretta, per dirti la Puteolana.
Dai napoletani non vedo una squadra non organizzata, Cavese, Fragolese, Nocerina. In Puglia sono tutte, non c'è una sola squadra perché sono tutte organizzate, quindi alla fine qui ogni partita e non commettere quell'errore che si è commesso. Intanto io prendo il punticino, cioè nel senso che difendo lo 0-0 per cercare di fare 1-0. Quando tu passi in svantaggio è chiaro che poi in questo momento, con questo caldo, è difficile poi avere la condizione ottimale per poter poi, come dire, ribaltare il risultato. Era sottopresa una partita che secondo me, se non ci fosse stato quell'errore, finiva 0-0, perché era troppo equilibrata, non vedevo anche da parte loro quando attaccavano, sì, però alla fin fine qualche errore, cioè, solo su errori nostri hanno fatto nel primo tempo quelle due ripartenze che hanno portato alla conclusione. Anche alta, manco, però ecco, noi dovevamo gestire meglio i primi 20 minuti perché può darsi che un po' di grinta in più, di cattiveria in più e di crederci perché secondo me molti di questi giocatori forse non sono abituati a quel tipo di mentalità che bisogna puntare a vincere. Io punto a vincere, io non punto a prendere il punticino che non accetto soldo per il 90esimo. E quindi facendo un'analisi, oggi è una partita che finiva 0-0. Il pubblico, non lo nascondo io, il pubblico viene da un'annata un po' particolare, aveva sofferto tantissimo, quest'anno non vuole soffrire. Il pubblico deve capire solo una cosa, che io in primis come allenatore ce la metterò tutta per dare soddisfazioni a loro in primis, alla società che mi ha dato questa possibilità di allenare questa squadra e a loro che hanno sofferto tanto lo scorso anno. Però, ripeto, mi ha fatto piacere, loro ci devono stare sempre vicini perché noi abbiamo bisogno di loro, dobbiamo uscire con la maglia sudata, dare tutto, poi l'esito della partita spero che sia sempre positivo di domenica. Però, ripeto, non dobbiamo nemmeno abbatterci quando si è perso, ne dobbiamo esaltarci quando si è vinto. Se noi ci avessimo vinto, sicuramente l'avremmo presa positivamente, ma nello stesso tempo non ci saremmo fermati nel lavorare, perché martedì si torna a lavorare sul serio.